Parlando di risonanza, c'è una risonanza importante, nuova, che è la diffusion whole body, che effettivamente sembra proprio il futuro, sembra quasi un po' fantascienza. Adesso ce ne parla, ce la racconta un po', perché effettivamente è proprio lo step grosso in più. Sì, la diffusion whole body è una nostra conquista, devo dire. Ci abbiamo lavorato per molto tempo, siamo riusciti a entrare in contatto stretto in ambito di ricerca con i due o tre gruppi stranieri di radiologica e con le ditte che Ah, certo. producono le apparecchiature. Siamo riusciti, grazie all'Istituto, al professor Veronesi, ad assumere anche competenze, richiami dall'estero di fuga dei cervelli, di fisici, e abbiamo messo insieme un'apparecchiatura molto performante con un sistema di movimento del lettino dentro la risonanza, per cui il paziente in continuo fa l'esame come la TAC spirale, e con dei software nuovi sviluppati in parte da noi, un po' da noi, un po' dagli inglesi, un po' dalla ditta e messi insieme. Per cui siamo in grado, questa sperimentazione credo 3 o 4 anni fa abbiamo lanciato la sperimentazione, abbiamo avuto delle sovvenzioni anche da persone private, persone private che hanno Un sovvenzionato la po' di ricerca lungimiranza, con sì. un po' di lungimiranza. Il professor Venezia ha chiamato la scatola magica 3 o 4 anni fa, perché e richiama un po' quelle storie che si vedono nei film di fantascienza in cui mettono la persona. È abbastanza simile. Cioè, noi oggi siamo scesi coi tempi. Negli ultimi 2 anni, da un'ora e mezzo, siamo oggi a 42 minuti. Pensiamo di arrivare a 30 minuti a fine anno, o forse l'anno prossimo. E riusciamo a fare un'immagine di tutto il corpo con delle sequenze molto veloci, basate sulla diffusione, che però trovano una mappatura, si chiama, cioè trovano riscontro sulle immagini morfologiche della risonanza, e riusciamo a vedere molti tumori. Stiamo migliorando ogni giorno, cioè la utilizziamo oggi come screening delle metastasi dei pazienti ad alto rischio giovani, che così Ma è evitano di chiaro. fare le radiazioni, no? Pazienti con melanoma, le donne con tumori ginecologici che devono una volta facevano la TAC ogni 6 mesi Vero. e adesso fanno la risonanza whole body, e funziona molto bene. La diffusion funziona sulla cellularità, no? Per cui la massa di cellule riduce la diffusione dell'acqua e noi la vediamo molto bene, e per quello funziona molto bene sul melanoma, che è un tumore che ha molta cellularità. Abbiamo sempre sostenuto che non riusciamo a vedere i tumori del colon, perché la mucosa del colon ha le cellule proprio affastellate, il tumore quando comincia a crescere è simile. Invece l'altro giorno abbiamo visto una macchiolina in un signore, gli abbiamo fatto fare la colonoscopia, c'era un polipo. Vediamo i tumori alla mammella. Lo screening è uno screening completo di tutto il Completo, corpo. esatto. I melanomi, evitiamo, li vediamo sulla cute. Caspita. Vediamo bene i tumori del pancreas, vediamo l'ovaio è un problema, ma il tumore dell'ovaio Ma è un è un problema in problema generale, l'ovaio, generale. sì. Però vediamo il pancreas, il fegato bene, la mammella, il polmone si comincia. Si è sempre detto che il polmone in risonanza non si vedeva, si comincia a vedere, non vediamo i nodulini piccolissimi prima dell'attacco, però i noduli significativi li vediamo. Per cui è un sistema, sì, tutto, bisogna fare le sequenze un po' diverse per Sì, l'encefalo, immagino, dove è tutto certo. il resto, però si Caspita. possono fare. Quindi per Questo è adesso diciamo importante. che è limitata a persone già con un tumore conclamato per valutare eventuali metastasi, come abbiamo detto, l'evoluzione nel tempo, e anche qui si può prevedere che poi in realtà possa prendere un po' il posto delle tante indagini, un'indagine unica che possa in qualche maniera accorpare tutto. Sarà sicuramente così. Perché Noi questo abbiamo già un gruppo cambierebbe di ancora di più. persone che stanno eseguendo la whole body diffusion una volta all'anno. E in alcune di queste abbiamo trovato un tumore della prostata, troviamo delle cose. E per ora è un gruppo abbastanza limitato, anche perché la disponibilità della macchina Immagino. viene riservata ai casi Certo.
più importante in cui serve. Certo. Ripeto, nessun tumore della prostata oggi viene operato senza risonanza, nessun tumore ginecologico viene operato senza risonanza, nessun tumore del collo viene operato senza risonanza, per cui questi hanno la prevalenza. La priorità, è una risonanza con mezzo di contrasto o senza? No, senza mezzo di contrasto. Ecco, questo è anche importante, diciamolo, perché ovviamente anche questo è un dato in più. Sì, sì, è senza mezzo di contrasto, senza radiazione. Quindi. Bisogna stare nel cosiddetto tunnel mezz'oretta, però la claustrofobia deve essere una claustrofobia importante, patologica. Sì, le persone che non prendono l'ascensore perché hanno paura di stare chiuse nella cabina dell'ascensore non fanno la risonanza. Gli altri tranquillamente, al massimo con una pastiglietta. Sì. È un po' opprimente. Io sono andato 2 o 3 volte perché usiamo i volontari e devo dire che però poi se uno si rilassa alla fine l'ultima volta ho anche dormito. Questa è una diffusion full body che è stata eseguita in questo soggetto sano volontario per screening e abbiamo riscontrato la presenza di questi 2 grossi linfonodi nel retroperitoneo e questo esame funziona così, si fanno queste ricostruzioni tridimensionali dell'intero corpo che ci consentono di avere una visione panoramica e veloce dell'intero corpo e di capire eventualmente se ci sono delle lesioni. Dopodiché si va sulle immagini di dettaglio ossiali, che sono sequenze pesate in diffusione, come in questo caso. Andiamo a localizzare la lesione individuata in precedenza, vediamo che c'è questa lesione molto brillante, molto sospetta per essere un tumore. Questa lesione poi viene caratterizzata con altre immagini di risonanza magnetica sempre più dettagliate. Questo è il caso di una diffusion whole body eseguita invece come problem solving, nel senso che questa nostra paziente di 36 anni con un progresso tumore mammario aveva avuto un rialzo dei marcatori tumorali e quindi giustamente la sua oncologa sospettava la ripresa di una malattia sistemica. L'ecografia aveva fatto vedere solo dei linfonodi patologici qui al cavo ascellare di sinistra che sono stati sottoposti a biopsia e con esito positivo per la presenza di malattia. Tuttavia persisteva il dubbio di una recidiva più ampia del linfonodo individuato all'ecografia e la paziente è stata sottoposta a una PET che non ha dato risultati certi, confermava solamente questi linfonodi all'ascella sinistra. L'oncologa mi ha chiamato, mi ha chiesto di eseguire questo esame, conoscendo delle bontà di questo esame nel riscontrare la presenza di lesioni molto piccole. Ho fatto questo esame e abbiamo visto un numero elevato di lesioni che sono queste che si vedono brillanti rispetto a tutto il background e tutto il tessuto sano sottostante, localizzate al fegato come vediamo qui, all'osso e linfonodi addominali. Questo ci ha consentito di iniziare una terapia appropriata quando le lesioni erano di dimensioni piccole, tutte inferiori al centimetro, e questa è l'immagine della risonanza total whole body eseguita dopo il primo corso di terapia che dimostra la scomparsa completa di queste lesioni e quindi trovare queste lesioni di dimensioni così piccole ha consentito un ottimo controllo da parte della terapia. E noi ci troviamo ad affrontare il problema delle donne incinte, gravi, in gravidanza che sviluppano un tumore, che sembra una cosa, un'evenienza insolita davvero. E invece purtroppo non è così insolita perché un buon numero di donne che sviluppano il tumore alla mammella prima della menopausa è costituito da donne già in gravidanza. Noi ne vediamo alcune decine l'anno perché siamo un centro di riferimento e il problema è che queste donne si presentano, il tumore alla presentazione in queste donne è spesso uno stadio avanzato e quindi è necessaria una stadiazione non solo locale della mammella ma anche dei vari organi, polmone, fegato. E in una donna in gravidanza è difficile eseguire altre metodiche che prevedono l'esposizione a radiazione. Questa è una metodica eccellente in questo e questo è il caso di questa nostra carissima paziente di 37 anni che ha scoperto a uno stato abbastanza avanzato della sua gravidanza di avere il tumore. Questo è il tumore alla mammella destra con delle metastasi linfonodali. Viene da me, facciamo questo esame e scopro anche la presenza di metastasi allo sterno, arachide, metastasi ossee al bacino e questa è la testa del bambino, questi sono i reni. La paziente inizia subito una terapia, viene operata, partorisce un bel bambino che non risente per nulla di tutte le terapie effettuate e dopo il parto facciamo questo controllo e vediamo che la malattia a distanza è scomparsa quasi del tutto.
e c'è un piccolo residuo, quella mammella destra, che poi viene operato e viene tolto. E la paziente adesso è in follow up e sta benissimo, e il bambino pure. Quindi, per dire come questa metodica si presta ad applicazioni talvolta impossibili con altre tecniche di imaging.